Nuovo video e nuovo discorso, si parla di teletrasporto e ovviamente anche l'housing, quindi sono due discorsi complementari, sono due discorsi che vanno fatti e impariamo come funziona su New World. Bentornati a tutti amici miei e siamo qua su Gaming Galaxy, ricordatevi di iscrivervi al canale perché mi supportate, per voi è gratuito, ma per me un click vale veramente il mondo e ricordatevi anche di attivare la campanella se per caso siete già iscritti. Se cercate compagni, news, guide o qualsiasi altra cosa, oltre al mio canale c'è sempre New World Italia che vi aiuta in tutte le maniere a cercarvi compagni di gioco, gilde e a darvi tutte le informazioni, se chiedete nella community, che vi possono interessare. Non ci sono cavalcature in New World e può volerci un po' di tempo per muoversi, tuttavia ci sono alcune opzioni di viaggio veloci disponibili nel gioco. La prima opzione è recarsi in un insediamento, non in un forte, e visitare la locanda. Una volta che visiti la locanda, si può parlare con il locandiere e ricevere l'opzione per ottenere un viaggio veloce verso quel particolare insediamento. Si può avere solo una locanda attiva alla volta e quindi se si va in un'altra locanda, in un altro insediamento e si attiva quella, si perde la precedente. La seconda opzione è viaggiare velocemente usando la risorsa Azoth. Azoth che si troverà in gioco ma in poche quantità, quindi non se ne varranno infinite, si potranno continuare a farmare, ma ragazzi, meglio non utilizzarle fin da subito. Bisogna aprire la mappa, cliccare sull'insediamento e fare viaggio veloce. Questa opzione, come ho detto, costa Azoth e il costo varia in base a il costo base, che è di 50 Azoth, la distanza, l'importo di ingombro, quindi che cosa ci portiamo dietro, lo sconti e poi ci sono gli sconti di fazioni e ovviamente altri sconti vari ed eventuali. Bisogna avere ovviamente abbastanza Azoth e bisogna aver visitato un insediamento prima di poter usare questa opzione. Quindi se vogliamo teletrasportarci dall'altra parte della mappa ma non abbiamo visitato l'insediamento, ci attacchiamo e tiriamo fortissimo. La terza opzione è attraverso la propria casa. Si potranno avere tre case in New World, in giro per i vari insediamenti, e di conseguenza in totale si potranno avere quattro teletrasporti gratuiti, perché una è la locanda e tre le case, in giro per la mappa. In New World, come detto in precedenza, si possono avere tre case, ovviamente disposte in vari insediamenti, e bisogna ricordarci che le case sono semi-istanziate e legate in maniera particolare al mondo del crafting, al sistema del crafting del gioco, che consente ai giocatori di creare mobili per le proprie case. E non solo, anche avere uno stage in più, i trofei e soprattutto si possono avere nelle case anche degli aiuti che ci permettono di avere più risorse, avere un teletrasporto più veloce, eccetera, eccetera, eccetera. In pratica, la casa in sé bisogna averla per avere anche dei determinati vantaggi. La casa non fa parte del territorio di invasioni e quindi non è soggetta a un territorio particolare, quindi una volta comprata la casa in un determinato insediamento, quella casa rimarrà vostra a vita. Per poter comprare una casa, i giocatori devono prima raggiungere determinati requisiti di livello. A livello 15 potremmo comprare la prima casa, al 35 la seconda, al 55 la terza. Bisogna però raggiungere una certa posizione nel territorio. Puoi farlo chiaramente intraprendendo missioni, progetti cittadini o semplicemente uccidendo mostre. Esistono varie tipologie di case, con diverse dimensioni e caratteristiche. Più una casa è centrale all'insediamento, più è vicina alle strutture di lavorazione, più è grande, ovviamente, più bisogna pagare. Anche le case negli insediamenti hanno dei livelli che vanno dall'1 al 4 e ogni livello ha un costo diverso e ovviamente dà dei diversi vantaggi. Quindi le case più costose conferiscono chiaramente maggiori benefici. Questi benefici ovviamente sono il tempo di recupero del viaggio veloce, il massimo dei mobili dei contenitori, il numero massimo di animali domestici, il numero massimo di luci e ovviamente c'è anche una condizione del territorio richiesta per l'acquisto. Se il territorio non è di quel determinato livello, non si può acquistare una casa con benefici più alti. Adesso li andiamo un attimo a vedere i quattro livelli. A livello 1 una casa costa 5.000 monete, ha un tempo di recupero del viaggio di 4 ore, può tenere un contenitore, 5 animali domestici, 4 luci e per fare questo acquisto bisogna avere il territorio a livello 10. A casa a livello 2 mi servono 10.000 monete, il tempo di recupero per il viaggio veloce è di 3 ore, i contenitori sono 2, gli animali domestici 6, luci 6 e chiaramente la condizione dell'acquisto per il livello è al 15. Per quanto riguarda il livello 3, il costo è di 15.000 monete, il tempo di recupero però per il viaggio veloce è di 2 ore e mezzo,
sono ammessi 3 contenitori, 7 animali domestici, 8 luci e la richiesta del livello del territorio è del livello 20, mentre il livello 4, la richiesta del territorio è sempre livello 20, ma il viaggio veloce è di 2 ore. Sono 4 contenitori ammessi, 8 animali domestici, 10 luci. Cavolo, 8 animali domestici sono un gattaro. Che figata, la comprerò sicuro. E ovviamente avremo anche da pagare un'imposta settimanale sulla proprietà, che può variare ovviamente a seconda delle richieste fiscali della società governativa che tiene la città. Se non si paga il mantenimento non si perderà la propria casa, ma alcune funzionalità come la ristrutturazione, il richiamo alla casa o i trofei smetteranno chiaramente di funzionare. Perché dico che i trofei smetteranno di funzionare? Beh, perché alcuni trofei possono darci dei buff. Come ho detto prima, ad esempio, possono migliorare l'abilità del crafting o renderci più potenti nel combattimento con determinati nemici. C'è un limite massimo, chiaramente, ai trofei che possiamo attivare in una determinata casa, quindi dovremmo farne una buona scelta. Quindi ho tolto un pochino di ragnatele nel vostro cervelletto, spero di essermi fatto capire, come al solito. Noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.